Presente. Undici presenti, due assenti. Sedute valida. Allora, partiamo e arriviamo, perché in realtà è un ordine del giorno molto contenuto, una convocazione fatta abbastanza rapidamente. Ringrazio la disponibilità dei consiglieri per aver aderito con questa sollecitudine, questi tempi molto stretti, proprio per consentirci di adottare l'atto iscritto al punto numero 1. Ad oggetto sospensione quota capitale delle rate 2020 del mutuo in essere con Banca Montepaschi di Siena S.p.A., trattandosi di una questione di natura contabile, è presente il ragioniere capo Giorgia Concemmi per qualsiasi chiarimento. Allora, la storia di questo atto è questo qui. Il comune di Cavriago ha due mutui in essere, uno con Montepaschi, uno con Cassa Depositi e Prestiti. Con le nuove norme introdotte per l'emergenza Covid, è possibile valutare l'opportunità di aderire ad alcune operazioni relative ai mutui. Per quanto riguarda il mutuo su banche private, quindi quello che noi abbiamo con Montepaschi, è possibile rinviare in coda al piano finanziario del mutuo, quindi sostanzialmente aggiungendo una rata al termine del piano finanziario, il pagamento della quota di capitale, però, non degli interessi, che avremmo dovuto versare nel corso di quest'anno 2020. Parliamo per il comune di Cavriago rispetto a questo mutuo di circa 110.000 euro che è la quota capitale del mutuo che noi dovremmo versare nel 2020 e incide sulla spesa corrente in termini di bilancio. In questo caso, trattandosi di una operazione che non aggiunge costi eccomi. Scusate il ritardo. Ah, ok, perfetto, benvenuto. Scusate il ritardo, ma ho avuto dei problemi di connessione. Ok. Adesso problemi di audio. Noi la sentiamo, bevi l'acqua. Ecco, adesso vediamo qui. Dovrebbe aumentare. Ecco, ok, perfetto. Eccoci. Procedo con l'illustrazione del punto 1. Bene. Grazie. Allora dicevo. Scusate. No, perbacco. Siccome questa operazione non aggiunge costi, non porta con sé costi, è un'operazione a costo zero, la nostra proposta è quella di aderire. L'adesione deve essere inviata, se non sbaglio, chiedo una conferma visiva a Giorgia, entro venerdì, cioè entro il 15. E quindi discutiamo questo atto. Il secondo mutuo di cui è titolare il comune è un mutuo con Montepaschi. Sostanzialmente Montepaschi, scusate, un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. Sostanzialmente Cassa Depositi e Prestiti propone un'operazione leggermente diversa dalle banche private. Leggermente diversa, ma per noi sostanzialmente diversa, nel senso che l'operazione che propone è, detta in modo da poterci capire bene tutti, una complessiva rinegoziazione del mutuo. Cioè, il mutuo che abbiamo con CDP, che va in scadenza nel 2036, viene rinegoziato e viene portato in scadenza, verrebbe portato, se aderissimo, in scadenza al 2043. Con però l'aggiunta degli interessi conseguenti. Cioè, non è come il mutuo di Montepaschi, un'operazione dove sposti solo la quota in conto capitale e non aggiungi quota interesse. Qui si andrebbero ad aggiungere quota interesse per un totale, per noi, Comune di Cavriago, al 2043 di 225.638 euro.
quale sarebbe il vantaggio che noi andremmo a conseguire? Una riduzione delle rate perché allunghiamo il mutuo. Una riduzione, per darvi la misura, in sostanza, posso dire, aspettate che lo vado a trovare, eccolo qua, una riduzione delle rate che passerebbero da 120.000 euro a 92.000 euro, per dare dei numeri, per capirci. Quindi la valutazione della maggioranza è che, viceversa, sul mutuo Cassa Depositi e Prestiti non vi sia un aspetto vantaggioso per l'amministrazione, che si troverebbe leggermente sollevata di una parte delle rate del mutuo che deve pagare, ma poi negli anni futuri fortemente appesantita di quote e interessi. Allora, non ci sembra un'operazione molto lungimirante, quindi noi veniamo in consiglio a proporre soltanto l'adesione all'operazione proposta sul mutuo di Monte Paschi di Siena e non su CDP. Prego, se ci sono interventi o richieste di chiarimenti, c'è a disposizione anche Giorgia. Natasha. Una dichiarazione di voto. Allora, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Ok, allora, riteniamo, noi come Movimento 5 Stelle, riteniamo che sia un'ottima possibilità per il nostro comune, e che posticipare la rata della quota capitale senza interessi aggiunti in coda al mutuo sia un modo per poter ottenere liquidità in un momento molto critico per tutta la comunità. Sicuramente critico per il comune, che con la posticipazione dei pagamenti dei vari contributi non riesce a rimpinguare le casse comunali, sia per i cittadini che affrontano nuovi problemi legati alla diminuzione del reddito. Quindi, in un'ottica di reciproco aiuto per far fronte ad un periodo che sicuramente si presenterà in salita, voteremo a favore di questo ordine del giorno. Grazie Natasha, altri interventi? Prego, bevi l'acqua. Ma mi sembra evidente che ci siano aspetti di un tipo e del l'altro. Dovendo essere critico, in quanto ovviamente questo è il mio ruolo, naturalmente mi verrebbero dei dubbi, però la posizione espressa poco fa da Natasha è anche ragionevole, così come la giustificazione data dalla sindaco. Quindi non voterò contro. Grazie. Come? Mi avete sentito, sì. Sì, forte e chiaro. Bene. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo al voto, che, se ricordate, essendo in modalità online, è un voto per appello nominale, quindi vi chiamerò e dovrete rispondermi possibilmente con favorevole, contrario o astenuto. D'accordo? Allora, Sara Martinico. Favorevole. Natasha Terzosimo. Favorevole. Sergio Bevilacqua. Astenuto. Greta Rossi. Favorevole. Stefano Montanari. Favorevole. Marco Fosselli. Favorevole. Marco Migliore. Favorevole. Valentina Conte. Favorevole. Fabrizio Menozzi. Favorevole. Cristina Bonipurini. Favorevole. Alessandro Sandrolini. Favorevole. La segretaria ha sentito le dichiarazioni di voto dei consiglieri? Io ho sentito. Abbiamo 11 favorevoli e un astenuto. Bevi l'acqua.
11 favorevoli e un astenuto. Abbiamo l'immediata esecutività su quest'atto? Non mi ricordo. Sì. Allora dobbiamo votare quindi l'atto sospensione di quota capitale delle rate 2020 del mutuo in essere con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è approvato. E rifacciamo la chiamata, cioè l'appello sull'immediata esecutività. Sara Martinico. Favorevole. Natascia Cersosimo. Favorevole. Greta Rossi. Favorevole. Stefano Montanari. Favore. Marco Fosselli. Favorevole. Marco Migliore. Favorevole. Valentina Conte. Favorevole. Fabrizio Menozzi. Favorevole. Cristina Moriburini. Favorevole. Alessandro Sandrolini. Favorevole. Sergio Bevilacqua. Astenuto. La segretaria ha sentito le dichiarazioni di voto? Sì, 11 favorevoli e un astenuto. Approvata l'immediata esecutività sul punto iscritto al numero 1 all'ordine del giorno del Consiglio. Ringrazio Giorgia per essere stata con noi su questa parte. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consigliare Uniamo Cabriago riguardo l'esenzione Tari per attività soggette a blocco. Parliamo sempre di emergenza Covid. Prego, consigliere Montanari. Sentite? Forte e chiaro. All'attenzione del sindaco, della giunta, del consiglio comunale, tutto. Mozione, esenzione Tari per attività soggetta al blocco. Comprovato che l'intera popolazione nazionale, in tutte le sue componenti, è stata trasversalmente colpita dall'epidemia Covid-19, che per arginare l'epidemia il governo ha dovuto urgentemente e necessariamente adottare misure di contenimento e restrizione su larga scala. Comprovato che le misure di cui sopra hanno inevitabilmente destabilizzato il normale svolgimento delle attività quotidiane di famiglie, imprese e organi istituzionali, e che in particolar modo le imprese, i commercianti e l'artigianato hanno subito un brusco rallentamento, se non in molti casi un fermo totale delle loro attività. Considerato che il perdurare di queste avverse condizioni potrebbe protrarsi per ancora parecchi mesi, che a causa di ciò le difficoltà economiche e finanziarie di una grossa parte di piccole e medie imprese, commercianti e artigiani, potrebbero risultare davvero di una considerevole entità, che le stesse attività di cui sopra hanno dovuto e dovranno comunque provvedere alle spese di mantenimento e gestione di personale e azienda, che per una gran parte di esse negli ultimi mesi e nel prossimo periodo la produzione di rifiuti e di residui è calata drasticamente, se non cessata completamente, e che è di estrema importanza dare attenzione e sostegno in questo momento a quelle attività che hanno maggiormente risentito di questa situazione di emergenza e favorire loro le migliori condizioni possibili per ridare slancio alle loro economie. Impegna il sindaco, la giunta e gli organi competenti a portare all'attenzione di governo e regione la situazione sopra descritta e a far sì che vengano attivati fondi e risorse tali per cui sia possibile per il comune esentare dal pagamento della Tari quelle utenze non domestiche costrette al blocco durante il periodo dell'emergenza. Grazie consigliere Montanari. C'è qualcuno che vuole intervenire su questo punto? Natascia? No, c'è la mano alzata. Sì, sì, è corretto. Dichiarazione di voto. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo ordine del giorno, come è stato fatto anche nel Consiglio Comunale di Reggio, anche se riteniamo che questo ordine del giorno oggi sia un po' sorpassato, nel senso che sia l'ANCI che il Governo hanno aperto un dialogo su questo tema. Chiediamo alla Sindaca di farsi portavoce della comunità e di avanzare durante l'incontro Iren e con gli altri sindaci una richiesta di riduzione delle tariffe o di sconto sul prossimo preventivo di bilancio della raccolta e smaltimento rifiuti.
anche perché senza la tariffa puntuale i commercianti non potranno godere di nessuno sgravio sulla quota variabile. È vero che è stata ridotta la produzione di rifiuti, ma paradossalmente anche il contributo CONAI sulla raccolta differenziata sarà minore. Quindi corriamo il rischio di non trovarci nessuna riduzione nonostante la situazione anomala in cui viviamo oggi. Grazie. Sì, è corretta l'osservazione del Movimento 5 Stelle rispetto al fatto che appunto arriva questo ordine del giorno in un momento in cui ANCI ha fatto presente con forza presso i nostri rappresentanti di governo la necessità di intervenire con norme precise sulla questione della TARI, che è in una fase molto confusa e convulsa anche per un intervento probabilmente non appropriato, non perfettamente appropriato di ARERA sul tema delle tariffe, che ha scombinato un attimo il campo. Prego, ci sono altri su questo argomento? Se non ci sono altri, possiamo mettere al voto il punto 2 all'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consigliare Uniamo Cavriago, riguardo esentari per le attività soggette a blocco, sempre procedendo per appello nominale. Sara Martinico. Favorevole. Natascia Cersosimo. Favorevole. Greta Rozzi. Favorevole. Stefano Montanari. Favore. Marco Fosselli. Favorevole. Marco Migliore. Favorevole. Valentina Conte. Favorevole. Fabrizio Menozzi. Favorevole. Cristina Boniburini. Favorevole. Alessandro Sandrolini. Favorevole. E Sergio Bevilacqua. Favorevole. La segretaria ha sentito le dichiarazioni di voto? Io ho sentito, approvate all'unanimità. Il punto 2 all'ordine del giorno del Consiglio di oggi è stato quindi approvato all'unanimità. Ringrazio i consiglieri per questo voto. Io spero che il prossimo Consiglio potremo vederci di persona, pur adottando tutte le strategie di sicurezza possibili, perché questa modalità è abbastanza faticosa, e quindi spero presto di poterci incontrare direttamente. Ringrazio i cittadini e le cittadine che ci hanno seguito in diretta su Cavriago On Air per questo consiglio, pur breve, e vi auguro buona serata. Anche a te. Salve a tutti. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Ciao a tutti.